Assessore, anche nella relazione del Presidente Maroni qui oggi alla Corte dei Conti è stato ricordato quanto fa è stato fatto dalla Regione, un provvedimento in giunta anche oggi sui controlli. Sì, un ulteriore provvedimento sui controlli interni per mettere a sistema tutto il meccanismo dei controlli interni. Ma diciamo che l'amministrazione Maroni ha una particolare attenzione sul tema della trasparenza e della legalità. D'altronde Maroni è unanimemente riconosciuto come uno dei migliori ministri dell'interno che questo paese abbia mai avuto. Quindi su questo aspetto assolutamente la Regione Lombardia è più che attiva. Per esempio, ed è una cosa molto importante, noi abbiamo un protocollo con la Corte dei Conti che prevede l'accesso diretto alle scritture contabili della Regione Lombardia, informatiche, in tempo reale. Siamo l'unica regione d'Italia che ha questo sistema e pensiamo che diventerà poi il modello generale per tutte le regioni. Questo la dice lunga su come intende Maroni la trasparenza, trasparenza vera, totale. Ora da estirpare è stato sottolineato qui da molti oggi la corruzione. Sì, però come ha giustamente sottolineato il Presidente Maroni, non si estirpa per legge, è un sentimento che deve nascere dal vivere comune quotidiano. Diciamo che in Lombardia questo sentimento è molto diffuso e va stimolato. Parlando più in generale della Corte dei Conti, nei giorni scorsi la Corte dei Conti nazionale ha lanciato l'allarme per quanto riguarda il gettito delle entrate, ha detto che ne potrebbe mancare quasi 14 miliardi, ha parlato anche della legge di stabilità che non incide sulla crescita e anche sul risanamento. Può commentare questo? Sì, ma è un dato assolutamente ovvio e logico per chi poco poco si occupa della materia. È il cosiddetto effetto della curva di Laffer. Quando superi un livello di tassazione normale, le entrate iniziano a diminuire. Qui siamo a un livello di tassazione abnorme, siamo al record del mondo di pressione fiscale, è inevitabile che le entrate diminuiscano. Lei ha commentato positivamente l'outlook della Lombardia segnato da Moody's, ha insistito molto sugli investimenti fatti in questi anni dalla Lombardia, perché è importante questo? Ma si parla tanto di debito e noi abbiamo il debito pubblico che è il parametro che ci mette fuori, diciamo così, dalle classifiche europee e di crescita. E la crescita si fa con gli investimenti. Gli investimenti creano sviluppo non solo nell'immediato ma soprattutto in prospettiva. Ebbene, la Regione Lombardia negli ultimi 3 anni, lo farà ancora quest'anno, ha fatto una mole di investimenti pazzesca, oltre 1 miliardo di euro, quest'anno addirittura più 13%, 1 miliardo e 100 di investimenti. Il tutto in autofinanziamento, cioè senza fare debito. Insomma, se tutta Italia facesse come la Regione Lombardia, cioè investe senza fare debito, non avremmo né il problema del debito né il problema della crescita. Domanda. In questo momento ancora non abbiamo il nome del Ministro dell'Economia, però ieri dall'Unione Europea è arrivata una sorta di apertura per quanto riguarda la possibilità di sforare comunque il tetto previsto in cambio di riforme. È possibile questo? Che riforme sarebbero da fare? In realtà non serve neanche questa cosa dello scambio con le riforme, lo prevede l'articolo 81 attuale, così come è stato modificato. Purtroppo nessuno studia le cose, ma già oggi la Costituzione prevede in caso di situazioni eccezionali, di crisi economiche prolungate, e questa è indubbiamente una crisi economica prolungata, il fatto che si possa sforare i parametri. Quindi non serve niente, servirebbe un governo normale che andasse a Bruxelles a dirgli guarda che così non funziona, vogliamo sforare un po'. Il tema è perché cosa sfori? Se sfori per continuare a spendere in spesa corrente improduttiva, in lavoro pubblico inutile, allora è meglio non sforare. Ma se sfori per fare investimenti, allora ci può stare.